Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del cuore divino e stretto alla mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa essere sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, la Regina del Cielo, nell'ora del trionfo e delle apparizioni di Gesù. I fuggitivi si stringono intorno alla Vergine come arca di salvezza e di perdono. Gesù parte per il Cielo. L'anima della sua Madre Regina, Madre ammirabile, eccomi di nuovo a te sulle tue ginocchia materne per unirmi con te nella festa e trionfo della risurrezione del nostro caro Gesù. Com'è bello oggi il tuo aspetto, tutta amabile, tutta dolcezza, tutta gioia. Mi sembra di vederti risorta insieme con Gesù. Deo, Mamma Santa, in tanta gioia e trionfo non ti dimenticare della figlia tua. Anzi, chiudi nell'anima mia il germe della risurrezione di Gesù, affinché in virtù di essa risorga pienamente nella Divina Volontà e viva sempre unita con te e con mio dolce Gesù. Lezione della Regina del Cielo. Figlia benedetta del mio materno cuore, grande fu la gioia del mio trionfo nella risurrezione del figlio mio. Io mi sentii rinata e risorta in lui. Tutti i miei dolori si cambiarono in gioie ed in mani di grazie, di luce, di amore, di perdono per le creature. Estendevano la mia maternità sopra tutti i figli miei, a me dati da Gesù col suggello dei miei dolori. Ora ascoltami, figlia cara, tu devi sapere che dopo la morte del mio figlio mi ritirai nel cenacolo insieme con l'amato Giovanni e Maria Maddalena. Ma il mio cuore restava trafitto che solo Giovanni mi era vicino e nel mio dolore dicevo: e gli altri apostoli dove sono? Ma come questi sentirono che Gesù era morto, toccati da grazie speciali, tutti, commossi e piangendo, i fuggitivi ad uno si ritirarono intorno a me, facendomi corona e con le lacrime e sospiri mi chiedevano perdono, perché così vilmente avevano abbandonato il loro maestro ed erano fuggiti. Io li accolsi maternamente nell'arca di rifugio e di salvezza del mio cuore, ed assicurai a tutti il perdono del figlio mio. Li incoraggiai a non temere e dissi loro che la sorte loro stava nelle mie mani perché tutti me li aveva dati per figli ed io come tali li riconoscevo. Figlia benedetta, tu sai che io fui presente alla risurrezione del figlio mio, ma non feci motto a nessuno, aspettando che Gesù stesso si fosse manifestato, che era risorto, glorioso e trionfante. La prima che lo vide risorto fu la malfortunata Maddalena, poi le pie donne, e tutti venivano a me dicendomi che avevano visto Gesù risorto, che il sepolcro era vuoto. Ed io ascoltavo tutti, ed in aria di trionfo confermavo tutti nella fede della risurrezione. Fino a sera quasi tutti gli apostoli lo videro, e tutti si sentivano come trionfanti di essere stati apostoli di Gesù. Che cambiamento di scena, figlia cara, simbolo di chi prima si è fatto dominare dalla volontà umana, che è rappresentato dagli apostoli che fuggono, che abbandonano il loro maestro. Ed è
tanto il loro timore e la paura che si nascondono e Pietro giunge fino a rinnegarlo. Oh, se fossero stati dominati dalla divina volontà, mai sarebbero fuggiti dal loro maestro, ma coraggiosi e come trionfatori non si sarebbero mai staccati dal suo fianco e si sarebbero sentiti onorati di mettere la vita per difenderlo. Ora, figlia cara, il mio amato figlio Gesù si trattenne risuscitato sulla terra 40 giorni. Spesso compariva agli apostoli, i discepoli, per confermarli nella fede, in certezza della sua risurrezione, e quando non stava con gli apostoli, se ne stava insieme con la mamma sua nel cenacolo, circondato dalle anime uscite dal limbo. Ma come spuntò il termine dei 40 giorni, l'amato Gesù ammaestrò gli apostoli e, lasciando la sua mamma come guida e maestra, ci promise la discesa dello Spirito Santo e, benedicendoci tutti, si partì, prendendo il volo per la volta dei cieli, insieme con quella gran turba di gente uscita dal limbo. Tutti quelli che stavano ed erano in gran numero lo videro salire, ma quando arrivò su in alto, una nube di luce lo tolse dalla loro vista. Ora, figlia mia, la tua mamma lo seguì nel cielo ed assistette alla gran festa dell'ascensione. Molto più che per me non era estranea la patria celeste. E poi, senza di me, non sarebbe stata completa la festa del figlio mio asceso al cielo. Ora una parolina a te, figlia carissima. Tutto ciò che hai ascoltato ed ammirato non è stato altro che il potere del volere divino operante in me e nel figlio mio. Perciò amo tanto di chiudere in te la vita della divina volontà e vita operante, perché tutti la tengono, ma la maggior parte la tengono soffocata e per farsi servire. E mentre potrebbe operare prodigi di santità, di grazia ed opere degne della sua potenza, è costretta dalle creature a starsi con le mani piegate senza poter svolgere il suo potere. Perciò sii attenta e fa che il cielo della divina volontà si stenda in te ed operi col suo potere ciò che vuole e come vuole. Bene, amici carissimi, siamo alla vigilia dell'ascensione e mi sembrava, insomma, una cosa buona, opportuna, e riflettere un po' in questo cenacolo appunto con Maria Santissima, con questo giorno del testo La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, su quello che abbiamo vissuto in questo tempo. Sapete che l'ascensione, diciamo così, cronologicamente c'è stata giovedì scorso, credo che in Vaticano ancora si festeggi il giovedì scorso, in diverse parti si festeggia il giorno preciso. Hanno facoltà le conferenze episcopali, l'ha fatto anche quella italiana, di posticipare la festa la domenica successiva, perché almeno qualcuno ci partecipi, non è che sono molti di più, però insomma, almeno qualcuno, più come il Corpus Domini. Sapete che il Corpus Domini in teoria sarebbe il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità. Io quando ero a Roma, in seminario dei miei anni, chi se lo scorda più, San Giovanni Paolo II si faceva, sapete che a Roma si fa, non so se è ancora così, a quei tempi si faceva, il Papa celebrava la messa a San Giovanni Laterano, dopodiché veniva un camioncino tutto addobbato, dove veniva posto l'ostensorio e trasportava il Papa da San Giovanni Laterano a Santa Maria Maggiore, e tutti, anche a passo d'uomo chiaramente, tutti quanti i fedeli dietro, io stavo proprio dietro la camionetta. San Giovanni Paolo II stava in ginocchio per tutto il tempo con gli occhi fissi al Santissimo Sacramento, non smuoveva manco, capite, una edificazione straordinaria, insomma, vedere quella scena, no? Quindi questo per dire, anche la festa del Corpus Domini cade il giovedì, ma si pospone la domenica per ragioni anche qui pastorali, perché le feste importanti, è importante che i fedeli le celebrino
le vivano e per quanto possibile le capiscano, ecco, e per quanto è possibile sempre capire dei misteri, no? Perché la Pasqua non finisce con la risurrezione, ma l'ascensione e la Pentecoste, che sono gli ultimi due atti del tempo liturgico di Pasqua, sono importantissimi. Ecco, dirò alcune cose durante l'omelia, ecco, perché con l'ascensione non è che Gesù sparisce, Gesù compie la glorificazione sua e soprattutto porta la nostra natura umana in cielo. È un mistero che, se lo si contempla in questo modo, è meraviglioso. Ma non è sparito, è semplicemente diversamente presente. Lo dirò nell'omelia, se Dio vuole, di domani. E lascia esattamente il testimone, quindi la missione di quello che lui ha fatto alla Chiesa subito dopo la Pentecoste, no? Sapete che tra l'ascensione e la Pentecoste passano 10 giorni, per questo che ieri è cominciata, per chi la sta facendo, la novena di Pentecoste, perché tra l'ascensione e la Pentecoste, tra l'altro, la novena di Pentecoste insieme alla novena dell'Immacolata e la novena di Natale, quando viene fatta in forma pubblica, pensate che la Chiesa dona l'indulgenza plenaria, chi la fa in forma pubblica e solenne in chiesa, per far capire quanto è importante questo tipo di celebrazione. Bene, queste piccole precisazioni per ricontestualizzare, diciamo così, a livello liturgico quello di cui ci ha parlato la Madonna. Allora, adesso entriamo nel vivo di quello che oggi la Madonna ci ha detto. Sono 2 o 3 cose importanti che dobbiamo fare nostri. La prima cosa, l'evento della risurrezione, la trasformazione di gioia in gioia, in grazia, in luce, in amore, di tutti quanti i dolori. Il contemplare sempre con attenzione la Pasqua ci consente di vivere bene anche in non pochi momenti di tribolazione, di prova, di sofferenza, di tentazione che abbiamo sul pianeta Terra. Se noi ci pensiamo, stiamo continuamente di Pasqua in Pasqua, fino a quando non arriva la Pasqua eterna, no? Ci sono le piccole Pasque, quindi le piccole sofferenze che poi, ecco, se ben vissute, si cambiano in gioia, le medie Pasque, poi ci sono le grandi Pasque, capito? Quelle ce ne saranno 2 o 3 forse tutta quanta la vita, no? E poi c'è la Pasqua eterna che tutti quanti attendiamo. La cosa importante che dobbiamo sempre ricordare, anche per essere consolati e confortati, è che purtroppo durante il Venerdì Santo, la morte di Gesù, scendono le tenebre, quindi quando stiamo immersi, insomma, nei dolori, è enormemente difficile continuare a pensare, a volgere lo sguardo e a credere che arriva l'alba della risurrezione. Non dimentichiamo sempre che solo la Madonna ha conservato la fede in questo, solo la Madonna, anche Maria di Magdala, sappiamo bene, no, che la prima, però dal contesto dei racconti evangelici si fanno capire che anche lei, vinta dal dolore, nonostante che fosse immacolata, nonostante che fosse innamorata, Immacolata era la Madonna, stava vacillando, perché il dolore, la tragedia era stata talmente grande che l'urto era stato forte. Ecco, tanto è vero che quando vede Gesù non lo riconosce, dice: se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto. Ma Gesù si fa capire che lei non pensava che fosse, pensava che qualcuno l'avesse trafugato il corpo, non che fosse risorto. Quindi è importantissimo, e questa è una delle cose che concede la devozione alla Madonna, rimanere aggrappati a lei in tempi di profonda prova. Io credo che ci siamo ancora dentro fino al collo, insomma, a livello ecclesiale, mondiale, sotto vari punti di vista. Rimanere attaccati a Maria è fondamentale, perché non si può e non si deve mai perdere la fede nella risurrezione, altrimenti alla fine, altrimenti si cade nella disperazione, oppure in altre cose che adesso vedremo. Il secondo step di questa meditazione, i fuggitivi o i fuggiaschi. C'è una grande domanda: le cose potevano andare diversamente? Punto interrogativo.
Gesù sarebbe stato più contento se gli apostoli fossero stati tutti quanti, non dico gli 11, 12 sotto la croce a testimoniare la loro fedeltà al Signore, essere pronti a dare la vita, eccetera, eccetera. Potevano andare diversamente le cose, sì o no? Quindi queste prospettive, facciamo un istante di silenzio, non lo so, potevano andare diversamente le cose, sì o no? Potevano, e come dire, per quanto cercavo di comprendere, la volontà intenzionale di Dio sarebbe stata che le cose andassero diversamente, sì o no? Attenzione, dobbiamo fare sempre molta attenzione, perché allora tutto quello che accade, stiamo facendo una meditazione alla divina volontà, è sempre preconosciuto da Dio. Dio lo sa, Gesù lo sapeva, gli ha detto a Pietro: non canterà il gallo prima che mi rinnegherai tre volte. Questa notte tutti sarete scandalizzati per causa mia, sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Quindi attenzione, questi sono misteri molto grandi, però dobbiamo cercare per quanto possibile di avere dei punti chiari, pochi, e come dice San Paolo, sempre un pochino la nostra conoscenza, qui è una conoscenza non chiarissima, perché è una conoscenza di fede, quindi è un chiaro scuro, però alcuni punti devono essere chiari. Dio lo sapeva, Gesù lo sapeva come sarebbero andate le cose, ma quello non era un destino ineluttabile. Attenzione, capite? Non esiste un destino ineluttabile. Qualche giorno fa c'è stata la festa della Madonna di Fatima. Vi ricordate quando nel 2000, lo ricordo molto bene, fu svelato il terzo segreto? L'interpretazione ufficiale, che poi è stata fatta propria anche, diciamo, abbastanza da San Giovanni Paolo II stesso e dalla Chiesa, è stata quella che il terzo segreto, nella sua parte drammatica, si sarebbe compiuto con l'attentato a San Giovanni Paolo II. Ecco. Solo che il problema è che nel terzo segreto c'è scritto che il vescovo vestito di bianco viene ucciso. Allora, non entriamo nella problematica di è così o non è così, non lo possiamo sapere con certezza. Però l'allora cardinale Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, nel commentare, perché sapete, fu svelato il segreto, e il Papa incaricò il prefetto della Congregazione Martina della Fede di scrivere una lettera di accompagnamento e di introduzione e di spiegazione. Io mi ricordo molto bene cosa disse San Giovanni Paolo II. Disse, vedi, scusate, non San Giovanni Paolo II, allora cardinale Ratzinger, nella spiegazione, praticamente giustificò questa lettura, giusto o sbagliata che sia, sulla base di un principio che però è importante ricordare, verissimo: non esiste il destino. Cioè, sarebbe morto se la mano materna di Maria, che però è intervenuta, perché tutti quanti sappiamo la devozione immensa di San Giovanni Paolo II alla Madonna, insomma, morte la totus tuus, morto insomma di un vescovo, di un papa, sapete che c'aveva la croce con la M vicino, uno stemma semplicissimo, no? Se non fosse che ci dimostra che sempre tutto è modificabile. Io vi confesso, no? Su questo punto a volte ho delle difficoltà, perché è vero che Dio saluta il futuro, però molte volte ci dice: guardate, fate questo, perché se farete questo non succederà quest'altro. Chi crede a Međugorje, per esempio, se tutte le catechesi di Padre Livio, no? Adesso lasciamo perdere il problema di Međugorje, questo è un problema, è vero o non è vero l'interpretazione, io sto parlando di sto seguendo un concetto per capire bene quello che c'è dentro la Madonna oggi. Mi state seguendo, no? E la Madonna dice che uno dei segreti, uno dei più terrificanti, che non si poteva cambiare, sarà però meno severo di come dovrebbe, per le preghiere e le penitenze e i digiuni di quelli che hanno ascoltato gli appelli di Maria. Capite? Quindi noi non, cioè, dice, ma allora Dio lo sa, Dio non lo sa, cioè non possiamo andare oltre queste cose. Quindi noi, quali sono i parametri? Dio avrebbe una volontà intenzionale.
intenzionale. E perché anche Adamo ed Eva dovevano commettere il peccato originale? Assolutamente no. Dio non voleva che commettessero il peccato originale, lo sapeva che l'avrebbero commesso, non voleva. Certamente ha permesso che questo accadesse, perché l'ultimo soltanto lui, c'era già comunque pronto tutto quanto il piano per rimediare il peccato originale. Mi spiego? Voleva Gesù che San Pietro lo rinnegasse, cioè se uno dice che Gesù lo voleva, a mio modestissimo avviso, dice una bestemmia grossa quanto una casa, insomma, no? Perché Dio non vuole il male. Tuttavia, quell'episodio che è stato un peccato molto grave, di cui San Pietro si è pentito per tutta la vita, oltre che essere stato previsto da Dio, ha misteriosamente concorso anche alla conversione, alla santificazione di Pietro e al fatto che la sua umanità buona, ma forse un po' troppo rigida, attraverso il contatto diretto e così traumatico con la sua debolezza, si spezzasse un po'. Ok? Quindi questo è un concetto molto importante, perché la Madonna dice: se fossero stati uniti con la divina volontà, ha dato già la risposta, non sarebbe scappato nessuno. E dal contesto dei Vangeli si vede, sia dal discorso di addio di San Giovanni, chi sta venendo, si sta sentendo le registrazioni degli incontri sul Vangelo di San Giovanni, si vede che Gesù ha fatto: guardate, qui viene il principe di questo mondo, preparatevi, state tranquilli, a Getsemani vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Cioè, quindi lui tutto quello che poteva fare per preparare gli apostoli a questo evento l'ha fatto. È mancato chiaramente qualcosa per la debolezza e per tante altre cose nella ricezione. Ieri è stata l'ultima volta che è venuta per quest'anno, spero che non sia l'ultima assoluta. Don Fabio Rosini è venuto da noi preti a farci l'ultimo incontro, altri incontri molto belli informativi quest'anno, sulla parabola del seminatore, no? È una cosa tra le tante cose che dice, insomma, ve lo raccomando, perché l'unico problema di Don Fabio è che a volte ne dice talmente in un'ora, ne dice talmente tante, che te la devi risentire 50 volte, d'accordo? Perché apre talmente tante prospettive, una più bella dell'altra, te la devi risentire 50 volte, d'accordo? Solo che alcune tra quelle te restano impresse subito. E ha detto una cosa molto importante: come vengono chiamate le opere sante di noi cristiani? Non vengono chiamate opere, vengono chiamati frutti. Il commento sulla parabola del seminatore: perché il seminatore? Il seminatore, diciamo, è lo stesso, il seme è lo stesso, sia che cade sulla strada, sia che cade sulle spine, sia che cade sul terreno sassoso, sia che cade sulla terra, e tra l'altro sulla terra fa 30, 60 e 100. Cos'è che cambia? Cosa cambia? Cambia il ricettore. Perché si parla sempre di frutti? Voi sapete che ordinariamente, ci saranno sicuramente le eccezioni, non faccio né l'agronomo né il botanico, non faccio dei commenti su YouTube, cominciano a dire: ah, quel frutto cresce spontaneamente. Ma ordinariamente un albero da frutto, una vite per esempio, soprattutto, pensate a quanto usa la vite Gesù nel Vangelo, il fico, cioè sono alberi che devono essere curati, coltivati, cioè ci devi fare fatica, cioè non basta che c'è un buon seme, devi potarli, devi fare un sacco di cose, devi concimarli, capito? Perché ci sia un frutto non basta che ci sia un seme buono, ci deve essere anche il lavoro tuo. E quello che manca quasi sempre, per non dire sempre, forse sarebbe meglio, cosa è sempre la parte nostra. Cioè le cose non funzionano, cioè, come dire, le cose perfettissime che Dio vorrebbe fare non vanno a successo, diciamo così, a causa nostra, non a causa di Dio. L'ho detto anche ieri sera nella catechesi di cioè Dio le cose che fa lui, Dio le fa perfettissime. Dio è Dio, non fa cose arraffazzonate o approssimate. Dio vuole tutto perfettissimo. Quando qualcosa non funziona, non funziona fuori di lui, non dentro di lui. Allora il frutto che cos'è? Il frutto rappresenta la sinergia tra ciò che Dio dà e ciò con cui l'uomo corrisponde.
quanto meglio è disposto la terra e quanto più il seme dura frutto. Poi quanto più a questa cosa uno gli va dietro, 30, 60, 100, è vero che in parte dipende anche da nostro Signore, insomma, perché le nostre, come dire, il nostro punto d'arrivo, però attenzione, questo lo dice nella parabola dei talenti, chi c'ha uno deve dare due, ma due lo deve dare, chi c'ha due deve dare quattro e chi c'ha cinque deve dare dieci. Che significa? Che in parte dipende da lui, d'accordo? Perché non a tutti vengono date le stesse cose, le stesse attrezzature. Però tu, se vuoi, tu devi dare il massimo di te. Se c'hai uno, devi dare due. Io mi ricordo a scuola, no? C'erano persone molto intelligenti e molto sveglie e quelle meno intelligenti. Io mi ricordo alcuni santi professori, ci facevano le prediche in pubblico, dice: quello ha preso sei, quello che prende sei ha sputato sangue. Tu che sei intelligente devi prendere dieci, tu non devi prendere sei, perché il sei tuo non vale niente in confronto al sei di quello. Perché tu sei intelligente, tu devi prendere dieci. Per te sei non va bene, per quello sei è dieci, perché quello fino a lì può arrivare. Ma per uno che è intelligente non è così. Allora, ripercorriamo alla luce di questo, no? I fuggitivi in lacrime. Fanno bene essere in lacrime, perché bisogna poi pentirsi, perché sono fuggiti, perché non si sono preparati bene. Sicuramente tutti quanti gli apostoli, questo ne sono sicuro, non ho le prove, insomma, ma essendo uomini di Dio, che cosa succede? Che quando succede un guaio, quindi quando succede un fallimento grosso, noi dobbiamo avere l'umiltà, e mi raccomando abbiatela, di fate tutto, vai a piangere dal nostro Signore e vai a ricevere il doveroso perdono. La Madonna li rassicura. Tra l'altro, no? Chi conosce gli scritti di Maria Valtorta, sapete che quando si conoscono tanti santi e mistici, bisogna sempre attenti, perché in tanti punti sembra che si contraddicano. Dalla conversa cominciata da Inquisici, come mai Tizio ha scritto questo e quello ha detto che Gesù aveva soltanto lo stipes, quello ha distrutto la croce, allora non è vero. Dico, non entrare in queste cose, capito? Perché cioè, ci sono tanti fattori, quindi la percezione soggettiva della persona, se qualcuno sia intervenuto nel trascrivere, ci sono talmente tante cose, quindi lascia perdere. Prendi delle cose buone, non ti fa troppi problemi, però è bello vedere alcune volte, io scomodo le tirate, ne accorgo proprio le coincidenze perfette. Quello che dice qui Luisa è la stessa identica cosa che si trova negli scritti di Maria Valtorta. Cioè Gesù che prima della morte, della passione, dice alla Madonna: mi raccomando, questi scapperanno tutti quanti, raccoglimeli tu dopo, saranno tutti quanti disperati, saranno tutti quanti che si vogliono ammazzare perché si pentiranno gravemente di quello che hanno fatto. Dici tu, falli sta buoni, digli che io li perdono, radunami tutti quanti in attesa della mia risurrezione. Allora, a lei questo incarico e a Lazzaro, qui non c'è Lazzaro, ma al suo grande amico Lazzaro. Però qui si vede benissimo che la Madonna ha ricevuto questo incarico da parte del Signore. Quindi, però, dopo questa esperienza, sicuramente gli apostoli, per questo dobbiamo fare, devono tornare e capire quello che è successo. Allora faccio una domanda: è bene pensare al passato e ai nostri errori o peccati del passato, punto interrogativo? Questa è una domanda. Dipende, la risposta è dipende. Dipende da come ci pensi. Se tu ci pensi per disperarti, per piangerti addosso, per dire no, o per dubitare della divina misericordia, cose di questo genere, non bisogna pensarci più al passato. La scrittura dice: non pensate più alle cose passate, io faccio nuove tutte le cose, non ci pensate più. Però c'è un modo, uno solo, di pensare santamente e rettamente al passato. Guardate indietro e cercate di capire che è successo. Come mai ho agito in questo modo? Come mai ho reagito in questo modo? Cosa avrei dovuto, ho potuto fare perché questa cosa non fosse successa? Non per andarmi a disperare che non l'ho fatto, ma perché da oggi in poi starò più attento, capite? Perché c'è un proverbio popolare che dice che la storia è storia magistra vitae, la storia è maestra di vita, capite? Quindi noi dobbiamo, e questo è il motivo per cui Dio permette gli errori molte volte, perché dagli errori possiamo imparare.
nella sua infinita sapienza, vi ripeto, su queste cose non possiamo entrarci più di tanto, forse Dio sa che se non permette quella caduta disastrosa, per come siamo fatto, fatto io, sono fatta te, quel cambiamento, quella correzione, quel cambio di rotta, non l'avrai mai. Devi sfracellarti la testa, d'accordo? Queste sono le nostre supposizioni, congetture, nella testa di Dio non c'entra nessuno. Però sicuramente quello che possiamo, dobbiamo fare è tornare in... Questo è l'unico modo. Questo non solo che si può fare, ma a mio modesto avviso è raccomandabilissimo fare. Senza disperazione, senza depressioni, ma con chiarezza, perché possiamo, aiutati dallo Spirito Santo, fare discernimento, perché le stupidaggini che abbiamo commesso, gli errori, i peccati del passato, non tornino più. Questo è il primo punto molto importante. Poi ce n'è un altro molto importante. Ed è questo. L'ascesa del Signore al cielo, lo spuntare del termine dei 40 giorni. Lo sentiremo anche nel Vangelo, no? Quindi la necessità di accettare questo distacco. Qui la Madonna non dice una cosa, ma lei l'ha vissuta, cioè anche per la Madonna che è stata presente all'ascensione, come si dice, è cominciata una nuova via crucis non indifferente, cioè la Madonna era la piena di grazia, chi lo sa che gli passava, cioè chi lo sa che fa io via tutti i giorni, quali rapimenti ci aveva, quali, non lo sappiamo queste cose qui, però certamente possiamo immaginare. Tuttavia, anche per lei qualche cosa di grosso è cambiato, perché il contatto con la sensibilità umana e feriale, diciamo così, di Gesù non ce l'aveva più. Avete visto Luisa quante volte dice Gesù torna, Gesù viene, eppure lei stava unita con la Divina Volontà, la Madonna pure, e stava, immagino, io, è meglio che non ci penso, perché cioè, possiamo immaginare la Madonna, 25 anni sono passati circa, all'incirca, perché è stata assunta in cielo che ce n'aveva 72, ha concepito Gesù che ce n'aveva 14, ma un pochino dei conti, insomma, ormai c'era 47-48 anni, quando è stata, sono tanti 25 anni, proprio tanti, so, 25 anni fa erano ragazzi, 25 anni fa sono stato in seminario, non ero ancora entrato in seminario, per essere proprio precisi, è stato ottobre del 96, immaginavo, quindi ecco, stavo per finire il servizio civile, 25 anni fa, stavo ancora a piglio, stavo a maggio, il 31 maggio del 25 anni fa, mi sembrano le storie, sono tanti, sono. Ecco, quindi questa capacità di essere sempre distaccati, di fare anche in questo la Divina Volontà, quindi di stare con il Signore così come Lui ce lo permette. E poi l'ultimissima considerazione che ha fatto la Madonna, no? Che è un pochino una sintesi, qui siamo alla fine del testo, no? Ci sono altre due meditazioni, ma salvo poi le appendici. E la Madonna fa questo, dice, guarda, ti ho fatto vedere i prodigi della Divina Volontà operante, però, ricordati che quasi tutti la tengono, ma la maggior parte la tengono, no, non quasi tutti, tutti la tengono la Divina Volontà, ma la maggior parte la tengono soffocata per farsi servire. E mentre potrebbe operare prodigi di santità, di grazia ed opere degne della sua potenza, è costretto dalle creature a starsi con le mani piegate senza poter svolgere il suo potere. Chi sente la meditazione sulla Divina Volontà e conosce i scritti del Libro di Cielo, queste cose le ho già sentite tante volte, no? Allora, diciamo, in un senso generale, dalla Divina Volontà non si può uscire, perché se uno esce dalla Divina Volontà in senso assoluto, cade nel nulla da cui viene. Tutti gli uomini, gli altri, tutti quelli che vogliono, sono vivi, sono mantenuti nell'essere dalla Divina Volontà. Il cuore batte, il sangue circola, il loro respiro, possono parlare, possono fare qualunque cosa, anche se non lo sanno, perché la Divina Volontà li mantiene nell'essere e provvede a tutto quello che riguarda la nostra esistenza. Anche questo, quando lo lessi la prima volta, San Tommaso d'Aquino lo spiega benissimo. San Tommaso d'Aquino spiega che significa che Dio ci ha creati, quindi dare l'essere a qualcosa dal nulla,
Già questo dovrebbe farci stare tutta la vita in ginocchio, ma questo non ha finito, perché c'è bisogno di un'operazione divina ininterrotta di mantenimento delle cose nell'essere. Questo lo vediamo con il nostro corpo umano. Guardate che senza movimento la vita non c'è. Ieri sera ho fatto un pochino di... Sapete che noi stiamo andando? Stiamo adesso viaggiando a 108.000 km all'ora. C'è un nostro amico pilota, insomma, che conosce qualcosa della velocità, insomma, no? Ma 108.000 km all'ora non ci vanno mai. Ma la Terra viaggia a 108.000 km all'ora, e ci sembra non succede niente. Questo attrezzo qui, questo è un inginocchiatoio, a noi ci sembra che è fermo questo qui, materia inerte? Sembra, ma se vai a vedere gli atomi di cui ho fatto questo, non è fermo manco per niente. Sapete che gli atomi ci sta dentro una marea che non funziona mai, d'accordo? Le nostre cellule, il nostro corpo sta fermo mai, eh? Noi abbiamo una nostra amica qui, se posso fare una battuta, io facciamo un nome, che non sta ferma mai, perché ci ricorda che senza il movimento la vita non c'è, d'accordo? Quindi anche quando sembra esserci la quiete è soltanto apparente, perché non c'è. Quindi il problema è che queste cose, come spiega San Tommaso, non sono evidenti. Non c'è, cioè, noi lo sappiamo che il nostro cuore batte, ma non è che in ogni istante sentiamo il battito. Se ti fermi un attimo, provi un attimo a tizzare le orecchie, può essere che qualche cosa senti il cuoricino, se ti metti la dita sul polso, ma non lo senti. Eppure è benissimo che se il cuore si ferma, per 3 secondi è già morto, sei capito? Non si può fermare il cuore. Allora ci sono tante cose che non sono evidenti. Cioè, tutto quello che succede, mentre sto respirando, cioè non è che uno sta a pensare che sta a respirare. Ma se non respiri, proprio tappate il naso per 2 minuti, non respira più dopo, tu vuoi venire a raccontare, no? Cioè, non sono tante cose di fede, ma anche tante cose che non sono di fede, non sono evidenti. La differenza è che con lo studio, la scienza, alcune cose che non sono di fede, non sono evidenti, ma tu sai con certezza che accadono, perché se usi gli strumenti adeguati lo puoi constatare. Ma con la fede capita la stessa identica cosa. Ci sono delle cose non evidenti, ma che noi con certezza, derivante dalla fede non dimostrabile, sappiamo che accade. Sapete tutta quanta la questione, anche questo l'ho detto 100 miliardi di volte, ho perso il conto, la questione della Chiesa con Galileo, che non date retta a quello che scrivono sui libri di scuola, d'accordo? Era una sola. Galileo diceva quello che ha detto Don Leonardo adesso: siccome le cose di questo mondo sono dimostrabili, è chiaro che la conoscenza che ne abbiamo è più certa di quella della fede, perché quelle della fede non sono dimostrabili. Il che ci sembra dire, beh, tutti i torti non ce l'ha. No. Perché le cose della fede non hanno la loro autorevolezza nella dimostrabilità, ma nella fonte. Perché se una cosa l'ha detta Dio, è più sicura quella di quella che sia empiricamente constatabile. Perché alcune cose che noi qui possiamo misurare, questo gli scienziati lo sanno, per esempio la forza di gravità, se tu vai in un pianeta diverso dal pianeta Terra, la forza di gravità non c'è più. Ecco. Ma che ogni cosa viene mantenuta nell'essere della divina volontà, tu puoi andare a qualunque parte della galassia, di tutte le altre galassie che esistono, questa rimane vera sempre e dovunque. Capite? Quindi questa è la grande differenza. Si vive però nella divina volontà quando queste cose si fanno nostre, quando la si riconosce, quando la si vive e quando la si accoglie e quando la si serve. Capite? Per questo dice, cioè, e per quanto sta in Dio, lui non si limiterebbe, perché questa cosa la fa con tutti, perché se non la facesse, qualunque cosa con cui cessasse di farlo cesserebbe di esserlo. Ma questo chiaramente non preserva dalla dannazione. Ecco perché la Madonna dice: questi si fanno servire dalla divina volontà, perché sono tutti serviti dalla divina volontà, tutti. Ma non la servono, e se non la servi,
ti vivi la vita terrena fino a quando ci starai, ma poi è finito. Bisogna vedere come vivi la vita terrena e soprattutto come vivrai il dopo. Ecco, queste sono un pochino di suggestioni che chiaramente ci invitano a confrontarci con queste verità di fede e soprattutto a chiederci se, come e quanto noi la Divina Volontà soltanto ci facciamo servire, ma ne siamo lieti, felicissimi e fierissimi servi, figli, devoti e amanti. Siamo lodati Gesù e Maria.